è quella di, soprattutto quando racconto situazioni reali, è quella di mettermici dentro, proprio con il corpo, ho bisogno di vivere nei luoghi che racconto. E quindi insomma, mi sono proposta per dare dei laboratori di cinema alle ragazze, alle mamme, che è un mio modo per offrire qualcosa ai luoghi che non aspettavano, e allo stesso tempo era un osservatorio veramente privilegiato per poter veramente entrare in questo mondo, che è un mondo giustamente protetto, in cui normalmente non entrano le camere, perché comunque sono situazioni, insomma, sono ragazze in una situazione fragile. E io da subito però ho capito che insomma non sarei entrata in una camera, sono entrata davvero solo con un taccuino di appunti e sono stata lì lungo 4 anni. E 4 anni in cui ho appunto preso appunti, ho ascoltato, guardato, osservato. Il film che vedete è frutto di una sceneggiatura che io ho scritto originale, completamente finzionale, quindi non esistono nella realtà né Lu né Fati né Sor Paola, ma hanno davvero assorbito tante storie reali, per cui in realtà esistono tante Lu, tante Fati, tante Sor Paola. E poi ho fatto insomma, non solo osservazioni, ma anche molte interviste, soprattutto alle suore. E per questo è stato un percorso così umano e professionale che poi mi ha portato a raccontare questo luogo così pieno di emozioni. Come ti dicevo prima, lo confessiamo anche al nostro pubblico, noi avevamo perso questo film, quindi per recuperarlo in un mese di agosto siamo andati al festival di Molise, di Festival, di Viena, a Casa Calenda, sono più di 3 ore da Roma, devo dire, però l'abbiamo fatto volentieri diciamo c'era Alessandro Amato, il produttore, no, che lo ha presentato e appunto ci diceva che sono state fatte molte prove per fare questo film, quasi prove di tipo teatrale, quindi in definitiva, quindi è molto studiato questo film in precedenza, le suore sono tutte quante attrici professioniste e poi questa curiosità che ci ha insomma veramente in qualche modo sorpreso, no, ma insomma impressionato sicuramente sì, e cioè che l'attrice che impersona Lu effettivamente è figlia proprio di una ragazza madre di un hogar e a sua volta poi si è trovata in un hogar in città. Quindi voglio dire, in qualche modo c'è molto di cinema del reale. Che poi è un po' la tua specialità, quindi in definitiva tu hai fatto moltissimi diciamo, documentari, cinema reale, quello che vogliamo, ma in definitiva forse ti piace proprio non fare grande differenza tra cinema di finzione e cinema reale, quindi probabilmente anche quello un po' di preparare certo le cose, ma poi lasciarsi sorprendere da quello che avviene. Com'è stato girare questo film in questo modo? Sì, in realtà guarda, sono quasi comunicanti, è buffo perché quando faccio il documentario mi dicevano sempre che fai finzione, adesso faccio finzione io mi sembra che faccio documentario. Perché credo che proprio effettivamente quel confine lì che trovo affascinante, ma perché sono tutti film che in realtà partono dalla realtà, che partono da una mia fascinazione per la realtà. E quindi poi quando racconto il reale cerco effettivamente di portarlo, no? Di imprimere sullo schermo. C'è stata una grande domanda appunto sul casting iniziale, se dovessero essere attrici professioniste o invece persone che avessero vissuto questa esperienza, e un po' come pensiero teorico, ma poi è stato anche durante il processo di casting quello che abbiamo capito è che era buono che ci fossero due gruppi. In qualche modo sono, no, anche proprio i due gruppi che ci sono nel film sono già di per sé molto diversi, no? Il gruppo delle suore e il gruppo delle ragazze dove volevo privilegiare l'esperienza diretta. Ho fatto casting anche delle giovani attrici, però per quanto brave e molto più facile da dirigere, nessuna aveva quel vissuto impresso sul corpo, sul viso, nella modalità, nella gestione.
sia nella vocalizzazione, questa è una cosa più specifica argentina, gli argentini colgono anche poi un po' un gergo specifico, una certa classe sociale, però in generale il modo di esprimersi appartiene molto a ragazze che si trovano negli hogar. E lì, dopo tanta ricerca, io sono tornata negli hogar a cercare le ragazze, quindi è stato un casting dentro l'hogar. E Agustina, che è la ragazza che fa Lu, mi ha colpita subito perché aveva veramente, era lei. Il suo primo sguardo è stato uno sguardo cattivissimo, proprio mi ha guardato e dice: "No, che ti guardi?" E io mi sono illuminata da questo sguardo di Lu. Poi ci è voluto un po' per convincerla, non tanto perché non volesse farlo, ma perché ha avuto una vita molto dura che ha toccato la sua autostima, quindi fondamentalmente non capivo perché io volessi lei tra 500 ragazze. Ed è stato anche poi un processo tutto il film, quello di darle sicurezza, di stare con lei, di accompagnarla, quindi chiaramente una direzione attoriale molto complessa. E non era l'unica, per poi avevo anche i bambini, quindi è stato un film davvero così, una sfida, però credo davvero che quello che loro portano sia potente, era proprio la sua vita, tant'è che quando le ho passato la sceneggiatura il suo commento è stato: "Ma come facevi sapere tutte queste cose della mia vita?" L'avevo conosciuta 2 giorni prima, non sapevo nulla, però. Ma non perché io sia una visionaria, c'è una questione quasi anche archetipica, no, nella vita di queste ragazze, per cui, ahimè, anche purtroppo, quindi la violenza che si ripete, insomma, questo cercare persone che continuano a fare del male. E quindi sì, e dopo in realtà, proprio perché sapevo che sarebbe stata una sfida, ho fatto appunto molto lavoro con loro di preparazione, anche perché sapevo che avrei avuto poco tempo su set. E quindi abbiamo fatto davvero tanto, tanta preparazione. Non c'è tanta improvvisazione nel film, ti devo dire, è abbastanza fedele alla sceneggiatura, però sì, è tutto passato poi di nuovo attraverso i loro corpi, il loro modo di esprimersi, no? Per cui in qualche modo è stato un doppio movimento, c'è stata la realtà a cui io mi sono ispirata, la finzione completa che io ho scritto, e quando la sceneggiatura è andata in mano all'attrice, è passata anche attraverso, insomma, il loro modo così di parlare, di esprimersi. Però diciamo l'approccio di, appunto, di cinema reale, che significa anche, spesso significa molto attendere che qualche cosa ti colpisca, non so, per esempio la scena ripresa sotto il lenzuolo del gioco della bambina con la protagonista, puoi provarla quanto ti pare, ma poi quella ti devi far sorprendere da quello che avviene, no? Ecco, però questo, fra l'altro anche con le condizioni al contorno dell'Argentina, dove si può lavorare solo 4 ore al giorno, mi pare, no? Sui set, e deve essere stato comunque un faticoso, impegnativo, no? Sì, mi sono ripromessa di non lavorare più con bimbi così piccoli, ovviamente sto preparando un altro film di nuovo su bimbi perché non imparo mai, e è stato tosta, sì, perché poi tra l'altro in particolare la bimba era veramente piccola, aveva 4 anni, un'età in cui veramente un anno fa la differenza, no? Quindi ho visto altri bimbi, bimbe di 5-6 anni, più gestibili, lei faceva veramente fatti suoi, c'era quello che voleva e noi eravamo un po' schiavi, però anche lì quello che lei portava, cioè quel livello di infanzia, di inconsapevolezza rispetto alla camera, non aveva nessuna autorepresentazione, era davvero lei. Quindi fondamentalmente poi quello che dovevamo fare noi era trovare il modo di ottenere da lei certe emozioni, certi sentimenti che corrispondessero al film. E non per forza erano quelli del film, perché poi c'è anche un'attenzione che uno ha con i minorenni, quando sono così piccini, no? Per cui per esempio, certe emozioni molto negative sono state risparmiate, no? Le dicevo alla tua mamma ti ha abbandonata, inventavo situazioni adatte alla sua età che fossero tristi per lei, il suo papperotto era malato. Quindi lei si intristiva e quindi noi eravamo lì a cogliere quell'espressione di tristezza, poi dopo ovviamente era risolvibile dicendo che era arrivato il dottore al tuo posto, lei tornava a casa serena, perché poi era una questione proprio di far vivere bene i bambini sul set. Però sì, diciamo che
notevole la gestione. Allora, voi avete alzato le mani nel catechismo? Stamattina i ragazzi erano vivacissimi, gli studenti hanno fatto un sacco di domande, quindi non siate da meno, avete qualche curiosità, anche qualche semplicemente qualche considerazione, no? Un film che solleva molti interrogativi, no? Immagino che vi abbia fatto sicuramente pensare, riflettere su aspetti fondamentali della vita, del desiderio di maternità. Ecco, qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa? Eccomi, arrivo. Parliamo di Argentina e adesso ti fa la domanda un tanghero. Io sono una Argentina? sono italiana, ma vivo in Argentina. Buonasera, innanzitutto complimenti per lo splendido film, una grandissima intensità, molto, molto sensibile, un neorealismo a colori. Mi interessano però anche alcune suggestioni e volevo da parte sua una conferma se erano intenzionali e quindi in qualche maniera sono passate o meno. Alcune suggestioni più di carattere, se vogliamo, sociologico più che psicologico. E cioè il film mi è sembrato che parlasse, d'altra parte come suggerisce lo stesso titolo, di maternità. La maternità negata, se vogliamo, quella delle suore, la maternità che arriva anche come incidente, delle persone che vivono negli hogar. La maternità spirituale, quella delle suore, che non per niente si chiamano madre, là c'è la Vergine, poi le suore che si chiamano madre, quindi c'è il filone maternità che credo sia abbastanza, e sono messe in contrapposizione, senza dare un giudizio positivo o negativo di superiorità dell'una piuttosto che dell'altra, ma per vedere diversi aspetti, diverse accezioni. L'altro aspetto che mi sembrava essere trattato in maniera forte era quello della comunità, in cui la comunità nell'hogar, così come la comunità nella società civile, ha delle regole e normalmente impone delle responsabilità. E quindi come il vivere in una comunità non rispettando le regole comporti poi tutta una serie di allontanamenti, di giudizi negativi e così via. E da questo punto di vista poi il tema della responsabilità nei confronti dei figli, ma anche nei confronti in generale di una persona che si ama e che non può essere, diciamo così, intermittente, ma che deve dare continuità. Su questi punti volevo sapere se erano effettivamente dei punti forti su cui lei puntava o no. Sì, moltissimo, assolutamente. E parto dalla seconda, perché tra l'altro la questione giustamente dice la comunità si complica quando la comunità, quando dentro la comunità non c'è parità, perché ci sono dei minorenni e delle persone che sono responsabili per questi minorenni, no? Per cui non è una comunità appunto orizzontale, è una comunità in cui c'è una gerarchia e c'è una maggiore responsabilità. E non solo, c'è anche una situazione appunto di estrema fragilità, una situazione molto vulnerabile, che è quella della maternità adolescente, per cui quello che mi sembrava interessante era anche indagare come sempre, poi tra l'altro nei lavori da sfondo sociale ci sia questo problema della giusta distanza e della regola, no? Cioè per molti educatori, responsabili, è sempre molto difficile capire quale sia la giusta distanza per aiutare un altro essere umano. Perché non è vero sempre che più vicini stiamo, più aiutiamo, no? O più buoni siamo, apparentemente più aiutiamo. Anzi, a volte proprio c'è una domanda da parte dell'utente di una distanza per avere una sorta di limite, no? Finché a volte limiti, ma anche solo visivamente. Io ho lavorato su questo luogo, che è un luogo molto ambiguo, perché è un luogo di protezione e di coercizione insieme, no?
e credo che in qualche modo per me è importante che si capissero veramente tutti i punti di vista, per questo non c'è una protagonista unica, un punto di vista dominante, per cui credo che si comprenda il punto di vista della ragazza e anche quello delle suore, e che sia molto difficile giudicare perché in qualche modo, no, come dire, c'è la scena in cui lui viene mandata via dall'hogar e lì uno sta con le suore dicendo sì, non si abbandona una bambina, no? Il tuo gesto è veramente grave, il problema è che poi ti rendi conto che quella che ha abbandonato a sua volta una bambina e quindi non è facilmente risolvibile, perché se noi ci cadiamo nel fatto che stiamo parlando di adolescenti, da chi non si è gettato dalla finestra per amore a 17 anni, no? E il problema è che quando sei madre questo diventa legalmente perseguibile, cioè, stiamo parlando di, no? Di una situazione di grande complessità, cioè, quindi una comunità che gestisce la questione delle regole, della responsabilità, della distanza quotidianamente in tutte le sue scelte, quindi in questo per me è anche un luogo molto affascinante. Comunque poneva molte questioni, no? Perché poi invece a volte le questioni si mettono a tacere, si dice giudizio e via, invece qui c'era veramente tanta complessità. Sulla maternità sì, assolutamente per me è importante fare un film in cui la maternità fosse valutata in maniera pragmatica, no? in molti suoi aspetti, perché un po' credo che la nostra società abbia una tendenza a uniformare perché fa un po' paura, perché c'è un po' un bisogno, no? Così ormai atavico di credere che c'è una grande madre bravissima che si prende cura, disposta al sacrificio e insomma che questo è sia il modo di procedere nella società, quando sappiamo che invece le donne sono, insomma, si trovano in una situazione spesso complessa, e che la maternità è un evento magico, meraviglioso, ma che comunque può creare molte contraddizioni interne, no? Per cui mi piaceva che ci fossero vari punti di vista, e anche paradossali, qualcuno che non desidera e l'altra persona che invece non può avere e desidererebbe, questo in realtà lo troviamo anche nella nostra società. È un film che ha parlato, devo dire, anche agli uomini, ma in particolare a molte donne della nostra società, perché nonostante nessuna era madre adolescente o suora, ma c'erano spesso delle situazioni speculari, no? Per esempio molte donne che faticano nella conciliazione tra lavoro, addirittura carriera e maternità, e che in qualche modo sentono un po' il giudizio della società su questo, hanno, come dire, no? Di colpo hanno trovato una grande empatia in sua parte. Quindi per me era importante perché da una parte mi sono trovata in una situazione che emotivamente mi aveva molto colpito, però mi sembrava anche ideologicamente e politicamente importante mettere al centro di un film la maternità nella sua complessità, perché altrimenti un po' al cinema è sempre stata un po' affrontata, adesso ultimamente va meglio, però in passato era sempre un po', no, ci sono gli eroi e poi a un certo punto c'è una madre, una donna incinta, ma non era mai al centro e soprattutto era un po' edulcorato. E invece no, poi insomma, soprattutto io sto parlando con le amiche, con altre donne, no, invece altro che è un evento molto molto così impegnativo, no? E non sempre lineare, ecco, non volevo dare spazio alla linearità, volevo rendere conto della complessità e non avere solo la maternità con i fiocchi rosa. Altre suggestioni? Film molto femminile, non c'è una signora che vuole. Due parole sull'altra protagonista. Ah, ok. Non viene registrato, ok. Intanto anch'io complimenti per il film, bellissimo, e due parole sull'altra protagonista che forse io da uomo ho capito meno e quindi qualche delucidazione mi farebbe piacere. Ancora complimenti, grazie. Grazie. Fatima, sì, lei è proprio un po' l'altra, no? È come se fosse il basso, se fosse una metafora musicale, sta lì, e però lei c'è un colore necessario. Mi piaceva molto l'idea di raccontare un'amicizia adolescente, perché poi sono anche quelle sono molto archetipiche, no?
in questo caso era proprio la classica amicizia per contrapposizione, per compensazione, sono proprio due caratteri opposti, che spesso in quell'età si cerca il proprio opposto perché ci si sta cercando, no? E allora si cerca un po', quindi i timidi cercano i leader e viceversa, fino a quando questa situazione a volte si comincia a fare male, soprattutto per i deboli, no? E quindi in qualche modo c'è un percorso lungo il film in cui c'è un'emancipazione di Fatima, non solo legata alla sua maternità, ma anche legata ad attorniarsi di persone che facciano bene, e nonostante lui le voglia veramente bene, non è la persona che la potrà aiutare in questo percorso difficilissimo. Il suo percorso difficilissimo è quello di accettare una maternità che è frutto di violenza. Nel film non ci sono i passati, non vengono esplicitati, vengono allusi, perché mi piaceva rimanere su un qui e ora, rimanere proprio su questo qui e ora assoluto che si respira in questi luoghi, dove veramente non c'è direttamente passato o futuro, si è chiuso lì dentro e allo stesso tempo il passato è presente costantemente, quelle pance sono tutte frutto di un passato spesso non deciso. Nel caso di Fatima c'è una ragazza che non ha avuto una famiglia che la proteggesse, che quindi in qualche modo non solo sta vivendo la maternità, ma sta cercando anche una maternità e la trova in Sor Paola, no? Per cui questa veramente la maternità rimbalza in tutto il film. Sor Paola sì, diventa madre di Nina, ma in qualche modo anche di Fatti. Quando Fatti va nella stanza di Sor Paola, quando le chiede di pregare, non è una questione religiosa, deve essere una Nina nanna, ha bisogno di qualcuno che si occupi di lei, no? E attraverso questa persona più incapace di stare accanto, anche perché non ha i problemi della sua amica, e attraverso questo bimbo che si sta dimostrando un futuro uomo in gamba, riesce a fare un passo nell'accettazione, nella fiducia. Non sono mai risoluzioni hollywoodiane, sappiamo tutti bene, non è piena. È una ragazza che ha vissuto quello che lei ha vissuto, ci mette anni. Però sì, in qualche modo vede in un'altra donna il fatto che quello che lei non sta accettando può essere desiderabile, no? Che per Sor Paola avere un figlio è un tesoro, e che vede che questo che non è sola, non è davvero sola, è questo bimbo in qualche modo nel suo piccolo, anche in questo suo linguaggio così, no, maschile, si proteggerà con i miei muscoli, però in qualche modo la rassicura anche rispetto al fatto che non sono una famiglia perfetta, e va bene così, siamo belli così. E in più c'è questa nascita di quest'altra bambina che nasce in queste condizioni un po' più favorevoli. Stiamo parlando appunto, no, di un cammino molto lento e molto faticoso, però mi piaceva che tutti e tre i personaggi femminili facessero uno scatto rispetto alla loro relazione con la maternità, no? Per cui lui non è che adesso diventerà la madre più impeccabile del mondo, però in qualche modo capisce che non è sua sorella, no? che ci tiene e che non la vuole perdere. E Fatima capisce che forse potrà accettare piano piano questi figli, e sua Paola scopre cos'è la maternità, cos'è il desiderio di maternità che prima non aveva mai provato, semplicemente perché spesso, questa è una cosa che succede abbastanza spesso, le giovani vocazioni sono sempre più rare, però un po' incappano in questo problema, perché spesso le giovani suore iniziano e entrano quando si sono già fatte la domanda sui sentimenti, sulla sessualità, e hanno deciso che è un aspetto della vita a cui possono rinunciare, mentre a volte il desiderio di maternità arriva un po' più tardi, quando magari sei già dentro, e lì insomma con una contraddizione insomma è forte. Bene, allora nel ringraziare Maura del Pino, mi prego la vicepresidente Rossella Pozza di conferire la targa per opera selezionata, che potrebbe essere solo un anticipo, perché poi nella serata finale dei premi ci potrebbero essere delle sorprese. Vediamo se riesce a metterla. Ecco. Avanti, grazie. Bene, allora grazie Maura del Pino, Materna, e ci vediamo mercoledì sera per la premiazione. A mercoledì. Intanto questa è tua. Grazie. Grazie.
forse meglio di là che non ci sono tutti i film che sono un po'... Là è proprio da sì, ciao, sì.